Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Marco, capitolo 8, versetto 31. Era necessario che il figliuolo dell'uomo soffrisse molte cose e fosse rigettato, e fosse ucciso, e in capo a tre giorni risuscitasse. E ancora prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versetto 10. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo figliuolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. La croce di Gesù, cuore dell'Evangelo. Gli autori del Nuovo Testamento avevano capito che, con ragione, che la croce di Gesù era il cuore dell'Evangelo. La loro convinzione era basata sulle dichiarazioni di Gesù stesso. Eppure sapevano che la crocifissione aveva esposto Gesù al vituperio pubblico. Sapevano pure che essa era uno scandalo per i giudei ed una follia per i greci, come lo è ancora oggi per l'incredulo. Prima Corinzi capitolo 1 versetto 23. Perché allora i credenti hanno sempre sostenuto contro venti e maree che la morte di Cristo era il centro dei pensieri della salvezza di Dio? Perché Gesù ha deliberatamente imboccato la via che terminava la croce? Considerata dal punto di vista umano, la sua morte è un odioso delitto, un'ingiustizia urtante che manifesta tutta la malvagità di cui l'essere umano è capace. All'amore di Gesù gli uomini hanno reagito con un odio omicida. Ma nel contempo la sua morte è la prova più clamorosa dell'amore divino. Amore del Padre che dà il suo unico figliuolo, amore del figliuolo che dà la propria vita. Perché Gesù doveva morire? Mediante questa morte, Dio può perdonare l'uomo senza rinnegare la propria giustizia. Cristo, santo e puro, ha sopportato la croce al posto dei colpevoli che si confidano in Lui. La croce di Gesù è l'unico punto d'incontro tra Dio e l'uomo. Siete venuti alla croce? È là che Dio vi attende. Che il Signore ci benedica.